Lo abbiamo ospitato in diverse occasioni, lui è il ritrattista delle dive, ci racconta la sua quarantena, il suo modo di vedere anche lo stato attuale della situazione che riguarda un po' tutti gli artisti. Prepariamo questo collegamento con Daniele Pacchiarotti. Allora, ve lo avevo preannunciato, è pronto con un collegamento Skype dalla sua dimora di Roma, il ritrattista delle dive Daniele Pacchiarotti. Ben arrivato! Buonasera a tutti, buonasera Carlo. Ti trovo in splendida forma. Diciamo, insomma, senti, volevo chiederti, no, perché mi sono preparato poco a livello, Ti diciamo immagini? di immagine, perché non so se è riunificate, visto che ultimamente qualcuno usa le riunificate per dire qualsiasi cosa, quindi Sì. non so, faccio, dici, bella figura lo stesso, anche se Vai sempre la tua sono porca abbastanza figura. discreto da emanare, però già ci bastano quelli che abbiamo, e comunque Quando scherzando. si parla di bellezza, si parla di Daniele Pacchiarotti, che è il ritrattista ufficiale delle dive. Questo è il nome che gli è stato affibbiato qualche anno fa, perché lui, come vedete già alle sue spalle, ha proprio questa passione, quella di ritrarre le dive, le nostre dive nazionali. Giusto? Soprattutto internazionali, ti ricordo che sono ritrattista ufficiale del Marilyn Monroe Fan Club. Volevo Faccio arrivare piano piano, tutte. però intanto dietro a te vediamo due soubrette nazionali, due Carmen. Carmen, oggi si parla della Carmen come l'opera. Allora, sono mie due carissime amiche che stimo e che hanno fatto un po' la nostra storia dell'Italia, della nostra cultura musicale, danza, di arte, di intrattenimento. Beh, lei è anche la moglie di Enzo Paolo Tutti, quindi Sì, io ho da avuto il lì. piacere di lavorare insieme a lei, una bellissima e bravissima donna e anche... Io, diciamo, questa è una bozza in anteprima che lei vedrà perché l'ho sentita poco fa. Questo è il mio omaggio a lei. Oh, chiaramente tu lo stai ultimando, giusto? In fase di definizione. Carmen è talmente bella, ma non vedo l'ora di poter fare queste sue labbra così morbide. Abbiamo scelto questa foto che secondo me la rappresenta nel suo splendore, splendida è, quindi mi sembra che, insomma, che ne dici, l'omaggio sarà Bella, molto bella. bella, bravo, complimenti, come E sempre. poi mi sono E dedicato dall'altro lato... a un'altra mia grande amica, però io per il momento, sai, in questi giorni devo dire una cosa, una piccola cosa, che comunque noi artisti siamo stati un po' penalizzati perché, come sai, fino a qualche giorno fa i negozi erano chiusi, quindi erano chiusi anche i negozi belle arti, quindi mi sono, diciamo, ridotto a disegnare e a dipingere perché comunque l'arte in questo silenzio lungo mi ha salvato, sta salvando, e ho fatto questo ritratto su carta della bellissima Carmen Di Pietro, che già Molto l'ho visto, mi ha ringraziato tanto, e saluto anche a lei perché è una delle persone più dolci e gentili e che ha sempre una buona parola per tutti, veramente. bene, E sono contento. Insomma, quindi anche in quarantena quindi hai continuato la tua attività. ho fatto anche un ritratto a un nostro caro amico, Simone Di Matteo, la sua regina. Sta cadendo tutto. Sei circondato da quadri da tutte le Guarda, parti, va bene. sì, infatti quello che volevo dire, non sono mai solo, guarda, lì c'è il ritratto che ho fatto a Raoul Bova firmato da lui, e qui c'è la mia musa ispiratrice Mary, di là La c'è Mimì Galuppi, Carlucci. poi Barbara De Rossi, insomma, Ne diciamo, hai tantissime, ne hai ritratte veramente tante. sono Senti, mai solo. Daniele, quindi possiamo dire che la tua arte in questo periodo di quarantena ti ha un po' salvato, perché come dicevi te, nei suoi lunghi silenzi. Sì, allora i silenzi, vabbè Carlo, se parliamo seriamente, perché i silenzi sono stati tanti e momenti di attacchi di panico perché in realtà non sapevamo cosa stava succedendo, e anche se devo dire oggi più di allora, no, cioè di allora, che poi ti ricordo che noi abbiamo fatto, ed è finito su tantissimi giornali, l'ultimo evento della capitale, che è stato Sì, sì, sì. il Fashion Luxury World, dove tu Un sei. bellissimo evento, sì, uno degli ultimi eventi a cui ho partecipato.
era stato l'ultimo evento perché il giorno dopo hanno fatto il lockdown. In questo lockdown, diciamo, dove io condivido con chi sta qui dietro a me, chi è un po', vabbè, diciamo, il mio, che dire, La forse tua la propria, metà. sì, la mia estensione, la mia metà. Possiamo approfittare per salutarlo, Antonello Ariele Martone. Non si farà mai vedere in video perché lui preferisce far vedere, a differenza mia che sono un po' più esibizionista, Con lo la so, sua arte. con la sua arte splendida perché è un grande fotografo, un grande videomaker. Insomma. E, ultimamente però diciamo, si occupa più di altri artisti che di me. Niente, a me proprio non mi considera. Però a livello umano devo dire che lui mi ha sostenuto, tu lo sai, poi quello che ho fatto. Certo, Questo certo. orribile, vabbè, però se lo posso dire, ho perso mia madre, l'unica ragione, la più Però la grande. tua arte continua, diciamo che La continua, mia quindi arte adesso andrai mi ha. avanti. Che programmi hai, per esempio, per la prossima stagione? Stai pensando già a ritrarre qualcun altro? Come no? Come no? E, ma Dacci al di là. qualche anticipazione. Guarda. Ti posso dire che i Divenov, allora, io, da parte che io rappresento la parte vanesia che c'è ognuno di noi, non è che rappresento la diva e basta, anche tu ce l'hai Carlo, quindi prima o poi il ritratto che sarà anche a te, e lo porterò in studio, te l'avevo promesso. E, mi piacerebbe molto consegnare un quadro, io qua ho fatto un piccolo scritto, forse all'unica vera diva che abbiamo in Italia all'estero, Monica Bellucci. Molto bella, sì, io ho avuto modo di vederla lì durante una tua esposizione, hai fatto delle cose straordinarie. Magnani, le ho fatte un po' da Anna Magnani e ci ho pianto anche mentre. E poi questo è un omaggio che ho fatto in questi giorni per La il grande Madonna. Madonna, che proprio ho fatto questa strike pose, è la posa tipica del video di Vogue, perché Vogue ha compiuto 30 anni. Quindi diciamo Quindi anche una Madonna. dedica anche all'anniversario di Vogue. Una gran donna. Senti Daniele, dobbiamo andare velocissimi perché siamo per concludere questo collegamento. Volevo chiederti, ma che ne pensi di questa pandemia? Che cosa ti ha lasciato poi alla fine? Perché voi artisti avete un po', cioè, un sesto senso, nel senso che comunque vi tocca da vicino, siete molto fragili su questo, Allora, se io sì, possiamo sono dire. la canzone di Elisa, sono forte sì, ma sono anche fragile. E quella pare che l'abbia scritta per me. Allora, beh, quello che ho da dire io, ma penso di poter parlare tranquillamente a nome di tutti gli artisti, che ai nostri, chi è sopra di noi, ma neanche questo, beh, proprio insomma, ai nostri cari amici in generale, piace andare a vedere le mostre, piace andare ai concerti, piace andare a, non lo so, ascoltare musica, piace, i nostri. L'arte. Il fashion show in generale, la moda, ma a quanto pare siamo, anche se siamo in Italia, e l'Italia comunque ricordo che è la patria dell'arte e della moda, soprattutto per quanto riguarda Roma l'arte e Milano la moda. E devo dire che purtroppo per questi due settori ci stanno mettendo un po' da parte. Ecco, questo è quello che mi dispiace, non sono solo io a dirlo, ma ci sono catene e catene di grandi artisti che insomma lamentano questo. Ecco, io Senti, ma vorrei. secondo te questa pandemia poteva essere gestita in un altro modo? Assolutamente. Allora, beh, non sono un virologo né tantomeno un politico, però da occhio e croce mi sono fatto delle idee, sì, Pensi di sì. assolutamente sì. Ok. Allora, bene, Daniele, allora abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Solo una cosa, vorrei ricordare i nostri angeli, così li chiamano, le nostre forze dell'ordine. Noi siamo vicini a voi, però anche voi dovete essere vicini a noi. Non multate le persone se sono in difficoltà o se stanno andando a fare estensione. Trovo un po' troppo eccessivo tutto questo. Noi stiamo a casa, però dateci una mano, non venendoci conto. Dobbiamo essere l'uno all'aiutare l'altro.
E mi sono impappinato, però sono contento di averlo detto. Senti, ultima domanda, dopodiché ti devo lasciare il tuo sito. Se uno vuole andare a fare una passeggiata tra le tue opere, dove può farlo? Ho due pagine Facebook e due pagine Instagram con gli stessi nomi, quindi Daniele Pacchiarotti e il ritrattista delle dive, sia su Facebook che su Instagram. In più ho il mio sito, blog, danielepacchiarotti.blogspot.com. Ah, fantastico, quindi sappiamo come raggiungerti. Sì, vi invito, voi che ci seguite da casa, a visitare le pagine sia Facebook che Instagram di Daniele, perché lì troverete la sua arte, i suoi ritratti, il suo modo di vedere la vita. Io ti ringrazio veramente di cuore per questo collegamento, sperando di averti ospite presto, appena saremo in grado di ripristinare la nostra trasmissione, perché vogliamo vedere dal vivo proprio le tue opere e parlare ancora una volta con te della tua arte. Quindi ti ringrazio, ti mando un abbraccio virtuale. E a proposito, mi hanno chiesto veramente di salutarti le nostre due Carmen, che ci vedranno, e a cui Grazie. per il nostro video. Mando un abbraccio sia a Carmen Russo che a Carmen Di Pietro, che sono due persone splendide, come dicevi te, con cui ho avuto l'onore di lavorare insieme e sperando di riabbracciare presto anche loro. Ti mando un abbraccio. Ciao Daniele, a prestissimo. Ciao, grazie.